Allora, buonasera, benvenuti. Siamo qui con il nostro appuntamento di Mediatica. Il nostro appuntamento di Mediatica con Daniele Serra, illustratore, fumettista cagliaritano, vincitore per 3 volte del prestigioso British Fantasy Award nel 2012. Nel 2021 e finalista al World Fantasy Award 2021. Ha collaborato con grandi case editrici internazionali, tra cui DC Comics, Image e scrittori del calibro di Clive Barker, Stephen King e John Lansdale, di cui tra l'altro è da pochissimo uscito il fumetto per la Bonelli, scritto da Lansdale e disegnato da te, intitolato Gentleman's Hotel. Esatto, l'ultima fatica. Esatto, ultimissima fatica. Allora, quindi partiamo un po' dalle origini, Daniele. In varie interviste hai affermato di essere comunque un autodidatta, però poi ho anche scoperto che tuo padre però disegnava, no? Quindi volevo chiederti, se in qualche modo ti ha insegnato qualcosa oppure tu gli hai rubato qualcosa da lui. Quando ti sei iniziato ad approcciarti, diciamo, al disegno, Allora, diciamo all'illustrazione. che mio padre disegnava in maniera molto amatoriale, ecco, quindi è stato più un prendere da lui proprio le emozioni che lui mi trasmetteva in qualche modo nel suo disegnare, che era molto appunto didattico in qualche modo, molto semplice, però aveva un suo modo che io rimanevo lì ore a vederlo costruire questi mondi fantastici per me perché ero piccolino, quindi anche un semplice tratto di matita per me era già qualcosa di Che tecnica magico. usava Ma lui lui? usava solo la penna a biro, mi ricordo che Quindi prendeva non così. l'acquerello No, no, come no, no, lui era proprio, cioè lui non disegnava, lui era ragioniere, quindi Ok. non aveva tutt'altro lavoro, ecco. Però lui, diciamo, la domenica, ogni tanto per farmi contento altro, prendeva un bel foglio bianco e cominciava a riempirlo di segni, di disegni strani e di altre cose. Questa cosa mi ha sempre affascinato. Tanto è vero che ogni volta la mattina che dovevo andare all'asilo, non potevo Quindi andare fin da all'asilo, piccolino. sì, non potevo andare all'asilo senza che lui prima mi facesse un disegno, Bello. altrimenti non volevo assolutamente Che andare. Quindi questo è il bello. primo ricordo legato un po' al disegno. Quindi da sempre un po' c'è questa mia amore proprio per vedere anche la gente disegnare. Anche adesso io mentre disegno spesso mi metto sul monitor altri disegnatori che disegnano. Addirittura. Sì, mi piace vedere documentari proprio lì, che tecnica usano, che inchiostri, che Questo mentre lavori alle mentre tue lavoro. cose, Sì, ogni diciamo. tanto butto lo sguardo, ascolto, mi sono anche tutto il drone di spalle mentre Hai disegnavo. anticipato un po' la domanda che ti volevo fare un po' verso la fine, cioè che cose, se mentre lavori appunto ascolti musica, sei uno di quelli che stanno in religioso silenzio, oppure magari ascolti musica, documentari, serie TV. Io per esempio ascolto moltissimo True Crime, No, mentre, perché le serie TV se mi prendono mi distraggono, quindi finisco per non lavorare. Bene, invece magari sai queste robe di true crime oppure ok. anche magari cose che ho, serie TV che ho visto centinaia di volte, tipo che so, la signora Fletcher, no? Non è che mi distraggo a guardarla, perché tanto, però mi fanno compagnia, Sì, capito? perché fondamentalmente tu lo sai bene, è un po' un lavoro solitario, cioè è Sì. sicuramente un lavoro solitario il nostro. Di stare sempre a casa o comunque in uno studio, stare lì ore e ore da soli a disegnare a volte può essere un po' inquietante per Sì. qualche. Quindi bisogna magari sentire voci, vedere gente che si muove, che torna in Sì, video, e questo ti aiuta un po' a essere presente nel mondo, in qualche modo. esatto, Quindi sì, anche io ho ti bisogno di ascoltare capisco. musica o far finta di vedere serie TV o film o documentari, ecco. Ultimamente proprio sono nella fase documentari, vado a fasi, c'è stata la fase Sì, serie anch'io un po' TV. in realtà, per esempio io ho avuto anche la fase Barbero, cioè che ascoltavo Anche quasi io ho tutte avuto le la fase conferenze di Barbero, ero Alessandro diventato Barbero. bravissimo sulla storia, Esatto. sapevo tutto. Sì, Sì, anch'io vado un po' così a fasi, ci sono
Ok, quante ore, in genere quante ore passi al tavolo da disegno al giorno? Guarda, io Quante ore ti dedichi? sono molto instabile da questo punto di vista, nel senso che non sono di quelli che hanno una routine che ha prestabilita durante la settimana, tipo ci sono quelli, ci sono altri miei colleghi che riescono a lavorare ogni giorno dalle 8 all'1, dalle Ah, sì, 4 alle hanno 8, degli orari quindi, allora molto tipo fanno proprio orario di ufficio. d'ufficio. Io ho detto no, quindi ti posso dire che ci sono i giorni che lavoro 3 ore al tavolo di disegno e ci sono certi giorni che lavoro 12 ore. Quindi proprio varia molto e varia anche il momento della giornata in cui lavoro. A seconda di quello che devo fare, magari preferisco farlo di mattina, oppure tipo l'inchiostrazione preferisco farla la notte perché l'inchiostrazione la vedo più come un qualcosa di zen, rituale, che trovo più rilassante, quindi di notte ci sta bene. Invece magari quando devo fare le matite oppure devo creare dei personaggi, delle tavole, delle illustrazioni, ho bisogno della mente un po' più fresca e Fresca. lucida, quindi magari preferisco usare le prime ore della giornata. Quindi dipende anche da quello che devo fare. Anche io sono un po' così, anche io non riesco a fare l'orario purtroppo da un lato, perché in realtà preferirei riuscire ad essere un pochino più regolare nei turni di lavoro, diciamo. E poi anche, però, anche a seconda di quello che devi fare cambia un po'. Per esempio, io quando devo colorare preferisco la mattina perché preferisco una luce Ah, più, la ok, luce certo, solare, sì. diciamo. Quindi vedo meglio i colori, insomma, sono meno falsati magari dalla luce, Comunque, sai. in generale io tendo a lavorare la notte, in L'ho visto dalle generale. foto che pubblichi Sì, ogni tanto sui tuoi ogni tanto si social. scusa, sono l'una, le due di Eh notte, sì, ma ci sono vivo, sono proprio di che genere. lavoro, esatto. Sì. Allora, poi un'altra domanda che volevo farti era, cioè, fra le varie fonti di ispirazione che hai citato spesso, no? Oltre, vabbè, i diversi illustratori come Giger, Sienkiewicz, McKean, Rui e Mari, fra quelli italiani, no? Mi ha colpito il fatto che hai citato anche diversi pittori, a parte Giotto, quanto pare proprio è stata una delle tue ispirazioni da bambino, no? Questo libro Esatto, sì. sull'inferno, la cappella degli Giotto, ma anche questi pittori fiamminghi, Bosch e Bruegel, Sì. no? Volevo chiederti quanto è importante per un artista, insomma, per uno che fa il nostro mestiere, la storia dell'arte, cioè conoscere la storia dell'arte, avere dei riferimenti che diciamo spazino anche un po' da quello che è proprio la nostra bolla di azione, cioè quanto è importante, perché te lo chiedo perché avendo a che fare magari spesso con ragazzi che frequentano i corsi, eccetera, certe volte ti trovi davanti purtroppo delle persone che non hanno nemmeno un minimo di cultura di questo tipo e quindi ti chiedi dove, insomma, possano essere in grado di cogliere dei riferimenti, insomma, quanto è importante per te questo Per aspetto? me personalmente è stato fondamentale, soprattutto per il lavoro in primis di illustratore, però anche di fumettista assolutamente, per un discorso se non altro che sono talmente dei maestri fondamentali che ti permettono di crescere solo guardando i loro lavori. Quindi penso che la conoscenza e anche l'amore, la voglia di scoprire i dipinti che siano i fiamminghi del 1500, il Rinascimento tedesco, che siano anche Segantini e Previati del divisionismo del fine 800, penso che siano tutti aspetti importanti che ti facciano capire innanzitutto come si è evoluta la pittura nel corso della storia. In piccolo ti fa capire anche come può evolversi la tua pittura, perché comunque è sempre un cammino che uno si trova a fare quando lavora come artista, come illustratore. Poi tutti i mestieri è sempre un cercare di andare oltre, comunque di Beh, imparare certo, è qualcosa una di nuovo. crescita continua, Ecco, io parlo certo. naturalmente per il mio lavoro, che è molto importante appunto non fermarsi, quindi andare a scoprire nuovo pittore,
facevano un determinato stile in quel periodo, o una scultura che magari ha scoperto in quel periodo un nuovo modo di vedere come cadeva la luce nella pietra. Sono tutti elementi che uno poi fa suoi, interiorizza e che poi può portare fuori attraverso le sue opere, filtrate dai suoi ragionamenti, dalla sua testa. Dalla sua Quindi, anche perché noi sensibilità, sì. comunque siamo quello che vediamo, sentiamo, leggiamo, quindi penso che sia importantissimo assorbire il più possibile informazioni da fuori. Quindi la storia della pittura, magari quando sei giovani, è anche un po', lo capisci magari più avanti a volte, a meno che ci sono quei giovani che sono super, super sul pezzo e Vabbè, che sì, riescono, magari qualcuno sì. sono già avanti da quel punto di vista, però spesso magari si trova anche io, per esempio, all'inizio, quando ero giovane, non mi piacevano particolarmente i paysaggisti. Adesso Corot, Lorenzo, tutti quegli impressionisti e tutte quelle cose lì, all'inizio, quando ero giovane, li trovo noiose per anziani, per nuovi, cioè adesso, Antigus, quanti. sì. Adesso impazzisco per quelle cose, mi piacciono troppo, quindi è anche un processo che uno fa e magari certe cose te le trovi dopo nel tuo cammino, Beh, anche certo, è una se maturazione, sì, è una però maturazione che è come quando magari leggi un libro da ragazzino che non ti piace per niente, poi lo rileggi magari da adulto sì, e trovi tutta una serie di cose che invece magari non avevi colto esatto, da devi ragazzino. trovare anche il momento giusto Esatto. per quella cosa all'interno della tua vita. Esatto, infatti. Allora, tu è evidente, insomma, che hai questa cifra stilistica molto improntata, insomma, al gotico, all'horror, no? Mi ha colpito sempre in una tua intervista una cosa che hai detto sul fatto che ci sono persone che apprezzano un albero magari pieno cioè, di fiori e di colori, quindi, e altri che invece apprezzano invece l'albero no, secco, e quindi, perché comunque c'è bellezza in entrambe le cose e io sono pienamente d'accordo. Quindi voglio dire, tutti noi penso passiamo da delle fasi, no, in cui apprezziamo magari più una cosa e più l'altra, però diciamo che gli artisti poi devono incanalare la loro sensibilità artistica più in un verso o più in un altro, no? Sì. Quindi tu l'hai incanalata di più verso, diciamo, l'albero. Albero contorto, Ok. È una tonnato, cosa molto no. istintiva questa, che in realtà non si sa spiegare, me ne rendo conto anch'io, perché io invece, anche se mi piacciono appunto certe cose, perché a me piace no, un certo Immaginario. immaginario, sì, fantasy, gotico, però quando lavoro difficilmente riesco a ricreare proprio certe atmosfere, perché gira, alla fine una botta di colore a me viene sempre. Cioè, non so se sia questo immaginario magari legato ai shoujo manga, no, pieni di fiorellini, di cose un po' così pucciose che mi hanno un po' traviato quando ero ragazzina, però insomma alla fine non mi viene naturale, Sì. no? Anche se mi piacciono molto. Invece tu hai questa sensibilità molto, cioè la tua arte si incanala invece molto più attraverso quel tipo di segno, di atmosfere. Come mai? Sì, è un po', sì, come hai detto tu, è un po' una cosa istintiva e naturale, mi viene appunto, tra virgolette, facile. Ricreare quelle atmosfere rispetto magari ad altro. Ho provato, ti dico la verità, a volte mi sono messo basta, adesso faccio Infatti ti volevo chiedere se avevi mai pensato, se ti era mai venuta voglia di fare qualcosa di completamente diverso siccome da. comunque questa cosa naturalmente me la chiedono spesso e molti anche mi dicono ma ti piacerebbe fare qualcosa di diverso insomma, che si allontani un po' dal gotico, dall'horror. Io ho provato, vi dico la verità, però il risultato non Non era è stato molto soddisfacente. soddisfacente, proprio perché penso che non mi venga, Naturale. siccome il mio lavoro è comunque molto di molto sensibile, io appunto prendo un didatta, non è che abbia questa tecnica sopraffina, io sinceramente. Non si Quindi, direbbe, però. è molto, come dire, sì, ho lavorato sul mio stile, ho
sulla mia pelle, anche perché insomma, non avendo appunto una guida in qualche modo che mi portasse verso determinate direzioni, sono dovuto un po' andare io a tentoni per trovare la giusta via. Però detto ciò, io per dirti, non preparo neanche una palette di colori prima di illustrazione, mentre invece alcuni si sono stupiti tantissimo di questa cosa. Proprio perché per me io ho il foglio bianco e mi metto a lavorare. Ho un'idea di massima di come vorrei che uscisse l'illustrazione, ma poi io non so bene come uscirà fuori. Infatti, questa era una, hai anticipato un po' un'altra domanda che ti volevo fare, cioè volevo proprio chiederti qual è il tuo approccio al lavoro, cioè quando hai una nuova commissione, insomma un nuovo lavoro da affrontare, come ti ci approcci? Hai dei rituali, cioè ci sono alcuni disegnatori che hanno magari dei rituali specifici, no, prima di iniziare un nuovo lavoro. Io per esempio sono una di quelle che fa ricerca compulsiva di immagini, di foto, di immagini, cioè proprio diciamo, per crearmi per entrare nel mood, ecco. Tu invece cosa fai? Ti metti davanti al foglio bianco e inizi a lavorare direttamente. Come ti prepari, insomma, come affronti il Guarda, lavoro? io in linea di massima uso sempre pochissime reference, non so perché, nel senso da sempre, a meno che non siano posizioni particolari, allora magari chiedo a mia moglie di mettersi in posa, Certo. perché magari ci sono anatomie che naturalmente hanno bisogno di essere viste, perché non te le ricordi a mente. E detto ciò, in linea di massima io magari lavoro, incomincio a pensare, tipo arriva un editore, mi chiede una copertina per un libro di un certo tipo, mi spiega cosa vorrebbe in copertina o qual è la sinossi del libro. Lo leggi il No, libro? non No. leggo il libro perché non ce la farei Ah, leggere il con libro i tempi. intero, è una questione di tempistiche, quindi in genere mi danno una sinossi del libro oppure un concept di quello che vorrebbero che ci fosse nella copertina. Io in genere quando de devo iniziare quel lavoro, passo una giornata a pensare a quella copertina. Unicamente A pensarla. mi entra in testa, mentre faccio altro, ce l'ho in testa, si comincia a creare idee, immagini. Quindi passo più o meno una giornata così, una giornata o due, dipende, a volte dopo 5 minuti mi è già scattato l'idea di quello che ho in testa, a volte invece ci vogliono 2 giorni. Una volta che mi scatta l'immagine, faccio uno sketch a matita, veloce, proprio piccolino, che mando all'editor, per sapere se la direzione è quella giusta che sto prendendo. Fatto ciò, parto direttamente con l'illustrazione finale, molto free, nel senso anche in genere ho un'idea di tonalità che voglio dare all'illustrazione. Un'idea di tonalità magari più sul blu, più sulle terre, più sul. Comunque hai una Sì, ho palette una mia sì, cioè palette. la palette tua Sì, anche proprio perché alla che fine compro sempre gli stessi colori, gli stessi acquerelli. sì, me l'avevi detto che avevi degli acquerelli praticamente Io sono mai affezionato aperti. ad alcuni rosso indiano, grigio di un certo tipo, alcuni colori che mi piacciono, quindi io tendo a usare quelli. Io sono proprio basic, guarda, proprio per queste cose. Anche i pennelli, io ho 2 pennelli, non ne uso altri. Ho 2 pennelli, uno che costa 2 euro e uno invece con cui faccio i dettagli, mi faccio il togo, diciamo. Quel pennello costa di più perché, insomma, un pennello buono uno deve Devi avere, avere. certo. Però sono veramente a base, ecco. Sì, anche io, in realtà io ne ho diversi di pennelli, cioè proprio il barattolino, no, dove ci sono diversi, però alla fine anche io uso sempre gli stessi, perché poi alla fine ti affezioni e ti Sì. trovi bene con quelli e alla fine è difficile che ne Sì, poi usi. ripeto, io ho la mia tecnica specifica, quindi so che quelle cose le devo fare con quel pennello e quelle altre cose con quell'altro pennello. Altro, bene o male, per adesso, poi è sempre in divenire la cosa, quindi per esempio magari non si sa mai che tra un mese scopro un pennello nuovo, lo provo per sbaglio e vedo che mi facilita un processo e finisco e diventano 3 pennelli. Ok. Hai lavorato con tanti celebri autori, no? Che erano tuoi miti da adolescente, no? Quindi Stephen King, Lansdale,
Barker, volevo chiederti com'è stato qui incontrare i tuoi miti da adolescente, com'è stato lavorare con loro, e poi ti volevo anche chiedere se c'è qualcuno con cui non hai ancora lavorato, ma ti piacerebbe moltissimo lavorare, o magari anche un personaggio o un romanzo a cui ti piacerebbe lavorare, che è proprio, cioè un obiettivo per il futuro, Sì, ecco. allora, partiamo dalla prima. Dalla prima. Lavorare con quei personaggi. Allora, io appunto sono amante dell'horror fin da bambino. Sempre iniziato un po' sia con la letteratura che con i fumetti. Letteratura appunto con Stephen King, con Parker, con Anne Rice, mi ricordo, Ah, bello. ho letto un po' di. Insomma, leggevo le varie cose di quel periodo, Lovecraft, poi tutta la letteratura di fantascienza, naturalmente, di fantastica, di Fantastico gotica. gotica, sì. Quando ho letto, io ho iniziato a 12-13 anni a leggere Stephen King, mi ricordo che il primo libro che lessi fu L'incendiaria. Rimasi abbastanza di stucco, perché, no, Quanti insomma, anni avevi tu? 13 anni. 13 anni, quando leggi quei libri, ti colpiscono Beh, in quella è l'età in maniera, cui in sì, genere in ci si maniera avvicina particolare. ecco, il Allora, in genere. teoria a quell'età non li dovresti leggere, Ma figurati, però quella è secondo l'età me in leggere Stephen King a 13 anni è una figata sì. incredibile, perché ti crea veramente uno stato di tensione, perché non hai ancora tutte quelle sovrastrutture che ti vengono fuori da adulto, tutte quelle cose che sai già che succederanno. Lì è tutto nuovo, è tutto fresco, è tutto. E quindi è bellissimo. Quindi detto ciò, insomma, Stephen King, grandissimo, ho letto tutti. Poi Clive Barker, quando mi ho passato Hellraiser, la videocassetta di Hellraiser, ero rimasto bloccato perché insomma, negli anni 80 quando era uscito, vabbè, io poi lo vidi, sì, fine anni 80, mi sembra che dell'86, Hellraiser, il primo. Rimasi scioccato perché era comunque un tipo di horror anche abbastanza innovativo, il body horror, quindi Sì. quello anche di Cronenberg, Ricordo. cioè queste cose qui, quindi molto splatter, molto gore per certi versi, quindi bellissimo. Poi quando sei adolescente, io anche amante di Dylan Dog, quindi tutte quelle cose che erano molto sanguinolente mi piacevano molto. Mi piacciono anche adesso, però magari adesso sono. Beh, sì, diciamo che quella, come dicevo prima, è un'età in cui secondo me quel genere colpisce Sì, penso di sì. particolarmente. Quindi comunque tutti questi autori li sogniamo un po' di notte, quindi adesso che ho fatto l'illustratore, cioè faccio l'illustratore, fatto i miei passi da poco a poco, sono cresciuto, ho iniziato a lavorare con alcuni scrittori horror americani più minori, diciamo comunque meno conosciuti, poi ho avuto la grande opportunità e occasione di lavorare con questi tre grandi scrittori che sono un po' King, Barker, Lansbury. E devo dire che il primo con cui ho lavorato è praticamente successo quasi in contemporanea con Barker e King, quindi ero proprio, stavo avendo un ictus istantaneo, perché mi hanno chiamato dall'Inghilterra per illustrare una versione limitata di Tommyknocker per King. Quindi una versione anche firmata da lui, quindi super deluxe, 30 illustrazioni interne, tre volumi con slipcase, quindi una cosa molto. Quindi un progetto poi anche bello, cioè non è proprio Bello, una sì. copertina e basta, quindi è una cosa molto bella. Barker mi dicono se volevo fare un fumetto di Hellraiser, quindi lì, Perché fai tenere i vabbè, lì, ragazzi. Mi è tremato un po' il polso, mi è tremato, mi ricordo cosa era, 2017, 2018, quindi è abbastanza recente, anche perché io comunque la mia carriera di illustratore è abbastanza breve fino adesso, nel senso che io sono stato tardi, a 30 anni, quindi sono più o meno 12 anni che faccio illustratore, come day job, cioè perché tu hai come. cominciato, ricordiamolo, come Sì, io ho fatto il grafico grafico pubblicitario per 7-8 anni e prima. poi Sì, poi ho cambiato. hai cambiato dopo la vittoria ad un Sì, concorso con la DC, mi esatto, pare. sì. Sì, disegnavo di notte, lavoravo di giorno,
fino a che poi ho vinto quel concorso con la DC, allora ho detto, dai, ok, Daniele, è stato un momento naturalmente delicatissimo della mia vita, perché stavo lasciando un lavoro a tempo indeterminato per un qualcosa di totalmente avventura pura, perché comunque sì, avevo questo contratto della Certo. DC, ma era un contratto per un fumetto, quindi sarebbe durato 6 mesi, 8 mesi, poi completamente buio, cioè comunque Hai sono passati, sì, rischiato. ho rischiato e devo dire che presto mi è andata bene. Sì, no, no, ma infatti, cioè, ho creduto nel mio sogno, è andata bene. Cioè, per adesso sta andando bene, quindi speriamo che continui così. Poi la seconda. La seconda domanda era se c'era qualcuno, con cui vorresti Ah, sì. lavorare, Ah, un ci sono. mito, Allora. qualcuno, oppure anche un personaggio che vorresti magari, su cui vorresti lavorare. Un personaggio, dico subito il personaggio su cui vorrei lavorare, che è Batman. Io sogno da quando ero ragazzino di fare una graphic novel super horror di Batman. Ecco, questa è la mia parte nerd, proprio la mia Bellissimo. parte super nerd che vuole fortemente questa cosa e io spero che prima o poi succederà. È difficilissimo naturalmente, però io, visto che ho realizzato tanti sogni, io nel cassetto ho messo anche questo, poi chissà che non si apre proprio il cassetto. E invece uno scrittore che mi piacerebbe moltissimo illustrare, sicuramente Neil Guarda, scommesso che l'ho pensato, ecco, poteva essere una risposta. Neil Gaiman, mi Gaiman è piacerebbe incredibile. molto poter illustrare qualcosa suo. Difficilissimo, però, so. Chissà. Hai lavorato con altri autori, Sì, sì, poi sì. sei conosciuto nel panorama, insomma, inglese, No, americano, no, no, quindi. magari può capitare, chi lo sa. Bisogna avere un po' di fortuna, naturalmente, tutto Ah beh, quella fa quello. parte, insomma, ci deve essere sempre, insomma, quindi. Allora, questo te l'ho già chiesto, quindi anche questo te l'ho già chiesto. Ah, ecco, sì. A proposito di transmedialità, che è il tema del nostro, della nostra manifestazione, no? Tu hai realizzato illustratori, hai realizzato illustrazioni per cose diversissime, quindi sia per libri, fumetti, però hai fatto anche illustrazioni per cose musicali Sì. e anche copertina di Blu-ray, ho letto da qualche Sì, parte. sempre per Clive Barker, per Cabal. E poi anche delle illustrazioni che sono state usate per la scenografia di un film, quello tratto da The Cell, tratto da King. Sempre da Da King, sì. King con Samuel Jackson e John Cusack. Esatto, sì. Volevo chiederti quindi, cioè, se il tuo approccio è stato differente, cioè, varia a seconda del tipo di prodotto che devi portare a termine, insomma, cioè, se il tuo approccio è diverso, se devi fare un'illustrazione per la copertina di un libro, un fumetto, una roba musicale, appunto. E anche volevo chiederti qualcosa un po' di più sull'esperienza cinematografica, insomma, se ti hanno chiesto qualcosa di particolare, se ti hanno lasciato libero, se, insomma. Sì, allora, diciamo che in linea di massima chi mi chiama o chi mi cerca per un lavoro vuole questo stile, il mio stile, ecco. Quindi da quel punto di vista diciamo che il mio impegno creativo è sempre dello stesso tipo, vale a dire che loro vogliono questa tipologia di stile acquerello, a meno che non mi chiedano qualcosa in particolare. Differente, però è difficile anche perché non ho altro da fargli vedere, sinceramente, che non sia questo tipo di cose. Quindi ecco il mio approccio al lavoro, che sia la copertina di un vinile, di un CD, o una copertina di un libro, o il set dressing appunto per un film, quindi magari l'illustrazione per una scenografia. Sono abbastanza simili, ecco, come approccio. Magari cambia, ecco, quello che dico sempre io, quello
quello che cambia spesso è il rapporto che si crea con il committente, che ti fa un po' cambiare a volte il modus operandi oppure anche proprio la via in cui tu vuoi finire in qualche modo il tipo di illustrazione che stai facendo. Voglio dire, ho degli editor con cui lavori bene, tranquillo, vai come un treno, magari altri editor che comunque sono più impegnativi, quindi il tuo approccio al lavoro diventa magari Sono più puntigliosi, più. sì, diventa un po' più complicato, qualcosa si inclina, Hai molte magari modifiche, hai magari. molte modifiche, quindi anche l'illustrazione, perché ricordatevi sempre che quello che vedete alla fine è spesso anche un compromesso di quello che è il lavoro tra un illustratore, un editor, un autore, tutto quanto. Quindi non sempre quello che io realizzo è quello che volevo realizzare fino in fondo. Perché magari, naturalmente, essendo una commissione, ma questo succedeva anche nel Rinascimento, a Vabbè, Caravaggio certo, così, ma gli hanno è il destino rifiutato. degli artisti, Esatto, diciamo, quindi ti che chiedono. lavorano su Sì, commissione. anche perché comunque l'arte è soggettiva, quindi magari a uno può piacere, a un altro no. Certo. Comunque, se ti chiedono una commissione, nella copertina la tipa protagonista doveva sorridere e tu la fai seria, comunque quello può essere un problema per il punto economico, imprenditoriale di vendita del prodotto. Quindi sono tutta una serie di fattori che vanno oltre l'aspetto proprio artistico. Certo. Infatti, quello che dico spesso ai ragazzi che mi chiedono magari consigli sul. Io dico sempre che il talento sì è importante, però alla fine conterà veramente il 30%, il 40%, perché il resto poi Professionalità. è riuscire a sviluppare delle professionalità, quali mantenere le scadenze, riuscire appunto a scendere a Compromessi. compromessi, non innamorarsi delle proprie cose, tutta una serie di fattori che sono fondamentali per riuscire a lavorare. Poi io conosco tantissimi ragazzi talentuosissimi che però magari si bloccano, non riescono poi a farlo diventare il lavoro della loro vita. Comunque, detto ciò, stiamo parlando dei film. Allora, sì, è successo un po' di anni fa, ma mi chiama questa, no, anzi, mi scrive un'email questa redazione. Che questa tipa di una redazione americana dicendo che stavano girando un film, è rimasta molto vaga lì. Stavano girando un film tratto da un libro di Stephen King, Cell, lo scenografo era interessato a utilizzare alcune illustrazioni mie. Perché il protagonista del film era un disegnatore, quindi nella sua stanza andavano inserite, appese varie illustrazioni. Questa è stata la mail. Allora io ho detto: ok, sì, sicuramente sarà un film Un film di di serie serie B. B, che questi ragazzi che stanno facendo, vogliono fare un film su tratto da Stephen King, così. E allora gli rispondo: sì, ok, va bene, gli chiedo un po' l'aspetto, qualche dettaglio in più, e lei mi risponde che sì, stiamo lavorando, conta che i tempi sono brevi, anche perché Samuel L. Jackson poi ha un altro film da fare dopo, Il film Marvel, e quindi quindi. le tempistiche sono un po', cioè, il lavoro sono un po' in fretta. Allora lì, aspetta Ops. un attimo, allora lì ho capito che magari la cosa è grossa, ecco. Infatti era una produzione, c'era il regista Tom Williams, che è quello di Paranormal Activity, e poi appunto c'era John Cusack. John Cusack e Samuel L. Jackson come attori protagonisti. Quindi lì, anche lì, ragazzi, bella Ma sensazione. lei, cioè, volevano delle illustrazioni che avevi già fatto nel tuo Allora, portfolio o loro, le hai dovute fare ecco, apposta? la tempistica era così Stretta. stretta che loro mi hanno chiesto delle cose già pronte. Quindi ti hai fatto scegliere Sì, da chi perché cantare. fondamentalmente, diciamo, il direttore artistico, lo scenografo che si occupava del film,
Non so perché, non chiedetemi come mi avesse trovato, come mi conoscesse, sta di fatto che perché dal nulla, io non ho mai mandato Magari niente. aveva letto qualche libro con la tua Sì, fotografia, aveva evidentemente. visto qualche cosa tua Sì, sul no, web. sicuramente. Niente, voleva assolutamente i miei lavori, quindi gli mando un tot di illustrazioni che potevano essere utilizzate. Loro mi hanno chiesto cosa. Che tipo di soggetti gli potevano interessare e cosa magari poteva funzionare per il film. Gli ho mandato una serie di illustrazioni, sono riuscito a farne anche un paio ad hoc, Quindi hai fatto un sì, paio un ad paio ad hoc. hoc veloci le ho fatte e niente, quindi mandato tutto nel giro di 3 settimane. Chiuso, impacchettato, ho fatto tutto. Hai mandato i file o hanno voluto gli originali? No, hanno voluto il file ad alta risoluzione perché poi loro facevano delle stampe, le avevano riprese Ah, all'interno certo. del film, non avevano bisogno Qual è stata di l'emozione quando hai visto il film? niente. Quando poi, perché contate che poi, sai cosa, naturalmente, erano delle tempistiche lunghissime, nel senso che lo stavano girando, poi deve andare in post-produzione, deve. Insomma, tutta una serie di. Sono passati quasi 3 anni da quando è uscito. 2 anni e mezzo, 3 anni. Quindi avevo questa cosa dentro che comunque stavo Di cui aspettando. magari non potevi neanche Non potevo parlare. parlare perché. Insomma, non si poteva dire. E quindi finalmente poi è uscito al cinema. Sono andato a Cagliari, qui sono andato a Quartuccio. Sedermi nella poltrona, vedere nei titoli di coda il mio nome, nel film di Hollywood, vedere le mie illustrazioni, che Soddisfazione, Samuel chiaro. Jackson guarda le mie illustrazioni. Chi era l'autore ti dico la verità, il film non l'ho ancora visto. Chi era dei due l'autore delle illustrazioni John nel Cusack. film? John Cusack. Sì, era il protagonista, lui era il protagonista che era un disegnatore, che insomma ha varie vicissitudini. E poi adesso, è uscito adesso invece un altro film a cui mi hanno chiesto invece, film giapponese. Ah, questa è una cosa che non Sì, sapevo. film giapponese che è uscito un mese fa in Giappone. 6 mesi fa il regista mi ha contattato per fare due illustrazioni che sarebbero state utilizzate per gli open title, Ah, quindi titoli di testa, e anche per gli end title, quindi anche per il finale. E quello è stato più complicato perché mi ha dovuto mandare, perché voleva delle cose specifiche dove c'erano anche gli attori veri, quindi. Mi ha mandato le foto di scena con gli attori, cosa voleva, e quindi ho dovuto fare un po' quello che mi riesce un po' meno bene, che è quello di fare di ritrattista, quindi di prendere proprio una fisionomia reale e trasportarla nell'illustrazione. Però devo dire che il lavoro è uscito bene, lui è molto contento, spero che arrivi anche in Europa. Tu l'hai già Sì, visto? me l'ha mandato, l'ho già visto. Tra l'altro la variant di Locandina ha utilizzato una mia illustrazione. È uscito molto bello, sì. Anche il film è molto bello. L'hai pubblicata da Sì, qualche no, parte? l'ho L'hai pubblicata pubblicata. da Sì, qualche parte la sì, locandina? sì. Ah, Se allora andrò a cercate cercarla. nei miei social la trovate. Ok, questa cosa mi era sfuggita, non mi sono preparata abbastanza bene, accidenti. Allora, vabbè, ci avviamo alla conclusione. I tuoi lavori più recenti sono, editi qui in Italia, sono Murder Ballads, Sì. giusto? Con Nicole, tanto con Nicole Bertramini, Sì. e per Mondadori Inc. E Sì. poi quello che abbiamo già citato prima, Uscito un mese fa. sì, con la Bonelli, Gentleman Hotel, Tratto da una storia di Lansdale, l'ultimo. sceneggiato da Luca Crovi. Esatto, vuoi parlarci un attimo di queste due? Sì, diciamo che è un
Momento molto bello per me perché finalmente sto pubblicando anche in Italia, che è una cosa che poi mancava, nel senso che ho sempre lavorato all'estero. Adesso con questi due lavori per Mondadori e per Bonelli, per certi versi si chiude un po' il cerchio, insomma, sto mettere un punto, in qualche modo, punto per poi ripartire naturalmente, però ecco, soprattutto lavorare per Bonelli. E lì io sono cresciuto con i fumetti Bonelli, sono cresciuto con Dylan Dog, quindi adesso essere dall'altra parte, quindi non essere più lettore, ma disegnatore per la Bonelli, è un'emozione molto forte. Mi ricordo ancora quando ho fatto la scuola di Eh sì, eravamo insieme nel Debbie. corso, eravamo colleghi, abbiamo fatto insieme il Ah, corso del 97. guarda, senza fare finte lecchinaggio altro, devo dire che è stato abbastanza cruciale quel momento perché io era il 98, io avevo 20 anni, ero appassionato di fumetti, non sapevo come si faceva, nel senso che sì, in quella fase in cui sì, mi piace, disegno tutti i giorni e tutto quanto, però poi appunto fare il fumetto in maniera professionale, discorso. Quella scuola è stata un po' la svolta, soprattutto io mi ricordo l'insegnante Mario Azzori, che era lui si occupava di disegno realistico, comunque era stato fondamentale perché mi aveva dato tutti gli strumenti in qualche modo per capire veramente come funzionava. Come si impostava una tavola, come si lavorava all'interno del fumetto, ho trovato che era stato bellissimo tutta la parte della sceneggiatura di Beppi, insomma. No, quindi quello è stato sicuramente un punto di partenza fondamentale. Io lo ricorderò sempre, lo dico sempre, che quando posso, che comunque secondo me la possibilità di fare un corso per dare uno start in qualche modo cambio di marcia, no, per me ha funzionato così. È stato un momento fondamentale Sì, quel ma infatti corso. è fondamentale, assolutamente. E quindi ci stavi parlando Sì, di... quindi questi due fumetti che sono Murder Ballad, è uscito l'anno scorso, esattamente un anno fa, e Gentleman's Hotel è uscito quest'anno. Sono uno da 150 pagine, uno da 94 pagine, che ho fatto in 2 anni. Durante il Covid, è stato un lavoro parecchio stressante e duro. Quale dei due di più è stato più difficile? Perché ho Allora, visto che comunque in Murder Ballads hai anche, siccome sono una serie di racconti, hai anche cambiato un po', cioè è sempre il tuo stile ovviamente, però ho visto che ci sono alcune cose a matita, alcune cose appunto sui acquerelli, sì, altre. Murder Ballads infatti sono 5 racconti, ognuno con uno stile diverso. E quello è Sì. stato impegnativo proprio perché riuscire a tirar fuori 5 stili che in qualche modo funzionino, che siano credibili, quella è stata la difficoltà maggiore di Però questo poi è stato lavoro. anche È stato divertente. molto, no, divertente no. È No. stato molto bello, impegnativo, divertente no. No, sto Ok. scherzando. È stato divertente perché quando si disegna io mi diverto sempre. Poi, quando lo fai per lavoro, ci sono Beh, anche certo. le imprecazioni connesse. Però, detto ciò, Murder Ballads sono due lavori molto diversi, ecco, anche se avete magari la possibilità di sfogliarli o No, di infatti acquistarli. ho pensato che magari forse l'approccio con l'opera per Bonelli forse sia stato un pochino, cioè perlomeno per me, se fossi stata io al tuo posto, forse per me sarebbe stato più complicato l'approccio con Bonelli, perché Bonelli magari ti mette forse più, ha un suo standard, diciamo, Sì, ma quindi infatti. magari ti mette forse un po' più paletti, un po' più di... Sì, tra l'altro mi ha messo anche molta ansia all'inizio. Ok. Perché quando mi hanno contattato, perché praticamente è andato così, che È è stato Lensdale stato Lindsay a che mi ha menzionato perché mi vuole bene, volerti. alla Bonelli, perché appunto per questo progetto l'ho disegnato io.
Quindi la Bonelli mi ha chiamato chiedendomi appunto se ero libero, se ero interessato a questa cosa. Però avevano visto le mie cose e dicevano: Daniele, tu con questo stile a Bonelli mi sembra un po' difficile lui. che riesci, che riesci a fare qualcosa. Io però avevo un asso nella manica, nel senso che io sono anche molto amante di Nicola Mari, di Mignola e di tutto quel tipo di fumetto grafico, ecco, di un certo tipo. E spesso mi diverto anche a disegnare inchiostrando in maniera, diciamo, più classica, più in qualche modo. E quindi gli ho presentato, quindi mi hanno detto: guarda, fai delle prove perché col tuo stile a quello, insomma, le cose che abbiamo visto, ci sembra comunque difficile che tu riesca a poter fare questo lavoro con noi, proprio perché comunque Bonelli giustamente anche ha un target, un format, un tipo di pubblico che magari non che preferisce, magari ha come riferimenti altre cose che non sono questo stile che magari risulta leggermente più artistico, non so come definirlo, Sì, più artistico, più più sì, meno illustrativo. realistico, in qualche modo, più onirico, più. Quindi io invece gli ho presentato alcune tavole in cui risultavo più realistico, più crudo, più inquadrato e mi sono piaciute sia al curatore che Luca Crovi, perché Luca Crovi alla fine sia curatore che sceneggiatore, sia Masiero che il direttore. E quindi abbiamo iniziato questa avventura che devo dire è stata molto entusiasmante, sia perché appunto avevo questa sfida molto forte, perché comunque uno lavorava per la Bonelli e quindi dovevo mantenere uno standard alto, non che con gli altri non lo debba tenere, però devo tenere uno standard alto nel mio essere, perché era la Bonelli, per me la Bonelli è tipo una sorta di madre, come l'astronave di Alien, non so. Quindi avevo questa cosa molto forte, quest'ansia in qualche modo di dimostrare, ecco, a me stesso, ma anche per dirti alla mia famiglia, perché mio padre era un super amante di Tex, quindi quando gli ho detto che dovevo disegnare per la Bonelli, grandi feste, sfumate. Quindi ogni giorno mi chiedeva: ma come sta andando? Daniele, fammi vedere le tavole. Tutti uguali questi genitori, comunque, cioè, magari fai delle cose bellissime, ma allora, boh, non. Poi magari succede un qualcosa, per esempio, a me mio padre mi calcola molto. Un giorno è uscita una cosa su. È uscita il paginone sull'Unione Sarda. È uscito il paginone sull'Unione Sarda, mio padre, ma hai fatto una cosa importante! Oh sì, vabbè, sono Sì. E tutti così genitori, ma. quindi niente, ho fatto questo lavoro che tra l'altro presentai con l'altra difficoltà per certi versi era che si trattava di un western. Che disegnare western, io che non ho mai disegnato, è sempre un po' un problema per certi versi perché ha a che fare con cavalli. Soprattutto i cavalli. L'anatomia dei cavalli è sempre complicata per uno che magari non è abituato, e poi con un certo di ambientazione che appunto devi studiare però appunto un fatto che mi ha aiutato molto è anche Luca Crovi, lo sceneggiatore, che un po' mi ha confezionato la sceneggiatura sulle mie corde, perché mi ha fatto molte splash page, molte vignette che potessero di ambiente, di atmosfera, che potessero funzionare un po' col mio segno. Questo mi ha aiutato molto, oltre al fatto che Quindi avete trovato un po' un compromesso, sì, diciamo. oltre al fatto che anche dal punto di vista umano lavorare con la Bonelli, in particolare con Crook, è stato molto bello, è stata una bella esperienza. Però devo dire che in generale anche con Mondadori mi sono trovato benissimo. Nicola, la sceneggiatrice, Murder Ballads è super, quindi Infatti è molto bello. sono molto soddisfatto di questi due lavori, perché sia dal punto di vista estetico, nel senso che sia come sono confezionati,
e come sono stampati, come sono usciti in generale, secondo me sono due belli oggetti, e in più è una bella soddisfazione. Una domanda di rito, progetti futuri, magari un consiglio per i ragazzi che si vogliono approcciare a questo lavoro, insomma, e seguire le tue orme. Progetti futuri, sempre parecchie copertine, libri illustrati in giro per il mondo, obbligatoriamente horror. Adesso in particolare sto per iniziare un libro illustrato in Germania. Sono Quindi molto adesso sei alla contento. conquista anche del mercato tedesco. Sì, infatti ad aprile sarò anche a una fiera a Lipsia, che hanno invitato, sarà una bella esperienza. Poi sto facendo un fumetto per l'America, per gli Stati Uniti, è sempre scritto, questa volta scritto in prima persona da Lansdale, dalla figlia, che uscirà in America, magari prossimamente in Italia, non so cosa succede. E poi altri, due cose in ballo che Di cui però non puoi non posso parlare. parlare, spero che vadano in porto perché mi terrebbero impegnati per un bel po' di tempo, quindi sarebbero due belle cose. Per quanto riguarda i Consiglio. consigli per i ragazzi, ma io penso che allora, io vedo in questo momento che c'è un grande interesse per il fumetto, in particolare per i manga. Ah, sì. Parte dei giovani, io sono felicissimo perché tra l'altro sono un super lettore di manga. Questa cosa mi fa troppo piacere vedere i ragazzi anche in pullman, fuori dalla scuola, che magari hanno il loro Beh, sì, fumetto. adesso hanno preso molto Sì, piede, sicuramente anche diciamo. grazie agli anime su Sì, Netflix e tutto quanto. Però certo. insomma, siccome io sono sempre molto legato, è una cosa che mi fa molto piacere. E comunque vedo anche da sempre molti ragazzi a cui piace disegnare. Però un conto è saper disegnare bene, un conto è poi approcciarsi Sì, al lavoro esatto. professionalmente. Infatti, quello che un po' ho detto anche prima, che vorrei un po' ripetere e ribadire, che magari in qualche modo approfondire, è il discorso che disegnare è bellissimo quando lo fai per hobby, perché puoi fare quello che vuoi, farlo quando vuoi, non hai limiti ed è la cosa più bella del Rilassante. mondo. Quando lo fai per lavoro, naturalmente subentrano tutta un'altra serie di altri fattori che sono percepiti versi stressanti, come in tutti i lavori poi. Però ecco, diciamo che il disegno, essendo un qualcosa di artistico, quindi è una cosa molto in qualche modo intima. E spesso avere a che fare con committenze, perché poi, ad esempio, o fai il pittore puro, nel senso che ti alzi la mattina, oggi decidi di disegnare una sedia e poi fai la tua mostra con cinque sedie, e così, e allora lì sei tranquillo. Però quando fai tipo il mio lavoro, che è di illustratore, in cui hai a che fare con commission, vale a dire la gente ti chiede quello che devi disegnare, ti dice cosa devi disegnare, è un altro paio di maniche, perché lì ti svegli la mattina e tu non è che decidi quello che disegnare, se vuoi disegnare tutto quanto, no, oggi devo disegnare due macchine che si scontrano, tipo io odio disegnare le macchine, però devo Anch'io. mettermi lì e devo disegnare due macchine che si scontrano, devo studiare come si scontrano le macchine e tutto quanto. Quindi è un altro paio di maniche per certi versi, oltre al fatto che mi piace tantissimo disegnare. C'è il discorso che devi far fronte uno, quello che ho detto prima, che devi cercare di non innamorarti troppo delle tue cose. Non devi innamorarti troppo perché è controproducente, almeno questa è la mia esperienza. Proprio perché ti può capitare che ti chiedano modifiche, ti può capitare che il lavoro che hai fatto venga stampato da schifo, ti È può capitare vero. che sono capitato su una serie di cose per cui il tuo lavoro in qualche modo tu pensi che venga sminuito, o
qualche modo perda di valore. Può succedere, succede nel lavoro, succede regolarmente, quindi la prima regola che io dico sempre è non innamoratevi troppo delle cose che fate. Secondo, è buona regola che dopo 2 o 3 mesi che avete fatto il lavoro non vi piaccia più. Ecco, già quello è un segno che vuol dire che state crescendo in qualche modo. Perché se una cosa vi piace troppo, vi piace troppo a lungo, allora forse vi state iniziando a sedere, nel senso che non c'è più crescita. Quindi ricordatevi sempre che non dico di arrivare a odiare quello che avete fatto in passato, però guardarlo sempre con un occhio, come per Ah, più dire, critico. sì, con molto, ecco, siete molto critici con voi stessi in quello che fate. Questo però, ecco, non deve portare un blocco, perché è sempre importante riuscire a trovare un equilibrio tra quello che vorresti fare e quello che riesci a fare al momento. Spesso i ragazzi vedo che si bloccano perché non arrivano mai a un punto, perché dicono no, questo non riesco a farlo oppure non esce come vorrei, allora si bloccano, non vanno avanti, mentre invece devi mettere un punto, devi mettere un punto per poi ripartire, lo rifare un'altra volta e uscirà meglio, uscirà diverso, però nei progetti in generale bisogna sempre cercare di trovare di mettere un punto, di finire i progetti. Ecco perché è importante anche per chi inizia trovare con amici, con altri sceneggiatori o con altri professionisti o con chi è dei progetti da realizzare, dei progetti da realizzare in modo che si hanno effettivamente le problematiche del lavoro reale. Migliore occasione di crescita, Esatto, quindi. perché tu ti devi mettere delle mete, delle cose a cui Degli arrivare, ostacoli degli da ostacoli, esatto. superare. È così che si cresce. E questa è una cosa molto importante perché, almeno quello che mi sembra, io ho notato, ecco, che i ragazzi tendono a bloccarsi in questo passaggio, che magari iniziano dei lavori, li finiscono a metà, non li finiscono, ne iniziano un altro, ma questo non mi piace, provo a cambiare. Ecco, quello rischia di diventare di perdersi nella confusione. E di non avere una visione più analitica, in qualche modo, del lavoro. Ecco. Ecco, Certo. questo è un po' quello che spero di non aver annoiato troppo questi giorni con No, questi. assolutamente, Però anzi. è bellissimo, se potete fatelo. Io ripeto, ho lasciato il lavoro per disegnare, è stata la scelta più bella che potessi fare, mi è andata bene perché poteva anche non andare bene, ecco. Però ecco, se avete un sogno, pensate di essere portati, provateci. Io dico solo questo, almeno provateci, datevi un'occasione perché la vita è una bisogna provarci, ecco, secondo Benissimo, parole sante così. Quindi me. io ti ringrazio Grazie tantissimo di a essere voi stato di con avermi noi. invitato. Interessanti sulla tua professione, insomma, insomma, non vediamo l'ora di vedere i tuoi prossimi progetti, insomma. Grazie. Quindi ringrazio anche tutti voi che siete, insomma, ci avete ascoltato, e Grazie. quindi vi invito a restare Poi non so se per hanno gli domande appuntamenti. o Ah, sì, giusto, qualche. hai ragione. Abbiamo chiesto se c'era qualche domanda. C'è qualche domanda? Sì. Vedi? Allora, ti dirò che in linea di massima è interessante perché non ho sviluppato automatismi alla fine, nel senso che pur lavorando di pancia istintivamente, però io ogni volta che mi metto davanti a un foglio e comincio a lavorare, io ho sempre una certa ansia e terrore di quello che uscirà, perché non sono sicuro. Quindi non ho la certezza che la faccia, per esempio, se devo fare una faccia, non sono sicuro che uscirà bene quella faccia. Non so se mi sono spiegato. Nel senso che quindi il fatto di lavorare di pancia è un'arma un po' a doppio taglio. Nel senso che magari ti permette una certa libertà, nel senso che non stai razionalizzando troppo il segno, quindi lavori in maniera libera, in qualche modo più spontanea. Però allo stesso tempo, tra virgolette, non lo voglio chiamare errore, ma quello che può risultare non gradevole può capitare, nel senso che
non ho la tecnica e la capacità di fare un viso sempre perfettamente uguale, per esempio. Quindi ogni volta mi esce diverso. Cioè, se tu mi, ci sono quegli artisti che ti fanno lo stesso quadro 10 volte, identico. Io, se mi chiedono di fare un quadro per 10 volte, esce 10 volte diverso. Ma anche se mi impegno. Non c'è una struttura prefissata, Capito quello che voglio dire? In quel senso io lavoro di pancia, nel senso che è comunque un lavoro molto, sì, istintivo, che mi dà delle problematiche, come ad esempio non ripetere la stessa opera esattamente identica. Sì, allora, un elemento in generale, un'ambientazione, comunque qualcosa che cui mi sento proprio a mio agio è la natura, gli alberi o comunque un ambiente naturalistico lo sento molto mio. Fatico molto, per esempio, a disegnare gli interni. Gli interni ci sto lavorando molto per riuscire a trovare una soluzione grafica che mi piaccia, perché trovo ancora che siano ruvidi o comunque che c'è qualcosa che non funziona, mentre invece quando ho a che fare con linee più morbide, quindi con meno architettura in qualche modo, mi trovo più a mio agio. Poi anche che sia proprio la mia pennellata che lavora meglio con linee curve o altre cose. Una cosa che detesto sono le macchine proprio sono negato. Adesso sto facendo questo fumetto dove in 4 tavole c'erano 5 macchine, sto uscendo di testa. Sono proprio negato, non so perché. Oh, le sto copiando dal reference da macchine vere. Non escono uguali. Magari c'è il bravo e chi sa fare solo provare. Sì, ci sono quelli invece Assolutamente. Sì, c'è il specializzati. nerd delle macchine, Sì, proprio, sì. sono quelli. Allora, sì, è una bella domanda questa, perché capita naturalmente, capita a tutti, quindi capita, anche perché sempre legato al discorso che io lavoro in maniera molto istintiva, e spesso l'illustrazione come esce è legata anche a come sto il giorno, come sto proprio emotivamente il giorno. Perché non lavorando molto di tecnica, ma di sensazioni, l'aspetto emotivo, tipo se ho bisticciato con mia moglie, fatico a lavorare, sinceramente. Cioè. Di conseguenza succede che la giornata che mi blocco, che magari inizio a fare un'illustrazione, non funziona. Quello che mi viene spontaneo è continuare finché non ci riesco, mentre invece quello che devo fare e che mi sforzo a fare è lasciare l'illustrazione e uscire per un paio Quindi d'ore. Sì, non deve, sì. puoi No, perché altrimenti non esco. devi resettare. Sì, devo, anche se vorrei troppo rimanere lì a risolvere finché non. No, quindi la mia tecnica è esco un paio d'ore, prendo aria, rinfresco e ci riprovo. Grazie Allora, tutta quella corrente lì è fondamentale perché insieme al simbolismo, che è un'altra corrente che mi sento particolarmente legato. Penso che Friedrich in particolare sì, abbiano un po' mi abbiano aperto in qualche modo delle finestre nel cervello, ecco. Mi hanno fatto capire alcune cose, mi hanno mostrato dei mondi che ancora non conoscevo, ecco. E anche come mostrarli, perché ad esempio Friedrich, la sua idea è sempre di mostrare spesso le persone voltate con davanti il sublime, in qualche modo il romanticismo riporta questa idea della natura come qualcosa di sublime, di grandioso. Sì, l'uomo è insignificante nei Esatto. confronti della Sì, natura. è assolutamente azzeccato, nel senso comunque è una cosa che mi affascina terribilmente, mi affascina tantissimo e mi affascina tantissimo anche la letteratura di quei periodi. Io sono un amante sfegatato di Hoffman, quindi anche di tutta la letteratura inglese gotica, da Walpole, Lewis, Radcliffe, insomma tutta la letteratura gotica. Però sì, tutto anche il filone francese, da Mirabeau
Maupassant, Gautier, Nodier, insomma, tutta la letteratura di tutto quel periodo, io l'adoro tantissimo, quindi assolutamente. Quindi sì, da una parte fiamminghi, quindi tutto quell'aspetto orrorifico, grilli medievali, tutte quelle cose un po' strane, un po' Grottesche. grottesche, ecco, quello mi affascina tantissimo. Dall'altra parte c'è il romanticismo, poi c'è il decadentismo, quindi il simbolismo e tutto quell'aspetto lì. Ecco, questi sono un po' le tre aspetti che mi hanno sempre un po' accompagnato nel mio Nel tuo esprimermi, nel mio percorso. percorso. Cosa ha di esclusivo? Anche questo, però non Domande toste. me la. Allora, io penso che la pittura abbia la capacità di, soprattutto nel suo essere un'arte visiva, di colpire i nervi ottici. Quindi noi sappiamo che la nostra visione è costituita da macchie di colore, fondamentalmente, che noi riusciamo a mettere poi insieme e creiamo l'immagine, come ho detto proprio in maniera brutal. Semplice. Però ecco, il discorso di creare un'immagine che abbia un senso e che abbia un significato. L'esclusività, ecco, dell'immagine visiva, penso che in qualche modo sia data dal suo essere, unica nel trasmettere quell'emozione. Voglio dire, la musica, utilizza un sistema, metrico di un certo tipo. Che naturalmente comporta un utilizzo dell'udito. La pittura invece utilizza naturalmente l'aspetto ottico-visivo e permette attraverso la visione delle immagini di raccontare. E penso che la differenza fondamentale, la cosa unica che ha la pittura in qualche modo capacità di raccontare e di far vedere allo stesso tempo un mondo, ecco, che tu te lo puoi ricreare naturalmente con la musica o con altre arti, però ecco, in qualche modo la pittura te lo mette davanti, cioè è un po' complicato naturalmente da spiegare, da rendere in qualche modo, però ecco, quello che voglio dire io è che tu hai un mondo davanti che ti si crea. In cui puoi entrarci. Penso che questo sia unica, come l'unicità sia questa, ecco, il fatto Ed è di. un modo che in realtà ti può mostrare solo quell'artista in quel Esatto, sì. modo. Tra l'altro, l'unicità è data da quello, cioè il fatto che tu con un'immagine tu hai un mondo in cui puoi entrare, un'immagine 2D che diventa incredibilmente poi un mondo, quindi 3D. Unica di quel di quelle di quel di quella della persona che l'ha creata. Ma basta vedere, cioè, anche semplicemente lo stesso storia, magari illustrata da due illustratori diversi, magari lo stesso padre, la stessa ambientazione, un illustratore te la propone in un modo e un altro magari, eppure le parole sono le stesse, diciamo, per descriverla sono le stesse, però un altro illustratore magari ti mostra che è un mondo diverso, un'immagine comunque diversa, che quindi ti trasmette delle emozioni differenti. Qui io sono molto attratto proprio dal discorso del tratto, cioè il fatto che ogni singola persona comunque ha un tratto diverso, quindi questa unicità del tratto. E questa è una cosa secondo me incredibile, cioè, perché sei tu dentro, cioè c'è il pittore proprio. E infatti la cosa, per esempio io fatico tantissimo, ve lo dico sinceramente, con l'iperrealismo. L'iperrealismo a me crea un po' di ansia perché non vedo la persona che c'è dietro. Non vedo, io ho bisogno di vedere il tratto, di vedere il segno. E questa tecnica incredibile poi
mi lascia un po'. un po' fredda, forse, un Esatto. po' di freddezza. Poi naturalmente sono gusti, cioè, ognuno fa. Certo. Però ecco, questo è quello che penso. Allora, sicuramente questa è una bella domanda perché capita spesso che moralmente o comunque ti fai delle domande, perché effettivamente a volte mi capitano commission che ti lasciano un po' così, nel senso Puoi farti un esempio? che no, comunque a me mi scrivono un po' di tutti, quindi mi capita un po' di tutto, ecco. Quindi vabbè, adesso lasciamo da parte proprio quelli che mi chiedono commission proprio da nerd, tipo Paperino Vampiro, cose così. Perché capita anche quello, no? Però è capitato che sono stati editori che mi abbiano contattato e sinceramente mi hanno fatto richieste senza avere minimamente inteso quello che io in qualche modo, non voglio dire la mia arte, perché mi sembra, cioè, non voglio dare così tanto peso a quello che faccio. Il mio modo di intendere disegno, ecco, nel senso che io ho comunque un mio modo di esprimermi, uno stile, ecco, in qualche modo. Se tu mi chiedi una cosa totalmente fuori dal mio canone, io mi chiedo, non hai visto quello che faccio, o in qualche modo mi stai chiedendo e questo è un altro discorso interessante, quanto uno può scendere a compromessi sul proprio stile, anche perché ci sono molti disegnatori che loro riescono a essere totalmente malleabili, cioè che è una loro prerogativa, questa è la prerogativa di molti di colleghi, quelli che riescono a fare molti stili, cioè che riescono a fare sia il colorato che quello più cupo, cioè tipo bravissimo, mi viene in mente Mastantuono, grandissimo disegnatore che riesce a fare Topolino e Ghirlanda. Detto ciò, io da questo punto di vista sono abbastanza fermo, nel senso che io sono molto orgoglioso di aver raggiunto di vivere della mia arte senza essere sceso a troppi compromessi, nel senso con questo stile, perché stiamo parlando sempre di uno stile che per certi versi non è molto commerciale, parliamoci chiaro comunque. Quindi riuscire comunque a viverci, questo mi rende molto, molto felice, in Però qualche è modo. tuo, cioè molto distintivo, molto caratteristico, cioè si riconosce subito una tua opera. Quindi questo secondo me è molto Sì, importante. è molto importante, però lo stesso può essere marmo dopo tanto più tardi, perché per esempio io sono molto richiesto per le edizioni limitate, particolari, però le edizioni da paperback, da supermercato, da grande produzione mi cercano un po' meno, perché comunque cercano Un un'illustrazione po' o più un'immagine un po' più pop, pop, diciamo, ecco. sì. Beh, il tuo è un segno molto raffinato, molto Quindi felice. comunque mi rendo conto che certe cose le posso, ma anche giusto così, fa parte va bene così, quindi certe cose le posso fare, certe cose non le posso fare, però quando mi chiedono di fare delle cose appunto fuori troppo dalle mie corde, no, no, perché non le so neanche fare, cioè, quindi, perché appunto ci sono quelli che riescono a variare, io non ci riesco, quindi se faccio altre cose non funziona, non lo so. Altre faccia domande, allora, io ti ringrazio Grazie a nuovamente. voi, grazie della pazienza di avermi messo davanti. Ringrazio il pubblico, vi invito a restare per il nostro prossimo appuntamento.